In vista delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio, la Lega Salvini Premier di Crotone, lo scorso fine settimana, ha organizzato nella centralissima Piazza Pitagora un momento d'incontro con la cittadinanza, allestendo un gazebo per raccogliere pareri e suggerimenti da dare alla prossima giunta che sarà la guida della cittadella regionale. Varie le tematiche toccate dai cittadini che si sono fermati al banchetto, come riferito dal coordinatore organizzativo della Lega Salvini Premier di Crotone, Giancarlo Cerrelli. Hanno risposto, hanno dato tante risposte, quelle che le risposte più significative, potremmo dire le più gettonate, sono state quelle di un auspicio ad avere migliori infrastrutture, un migliore sistema di trasporto, una sanità più efficiente, un incentivo all'imprenditoria, anche a quella giovanile, e la lotta all'andrangheta. Sicuramente sarà messo allo studio tutto il materiale che in tutta la Calabria raccoglieremo. Quello che noi stiamo cercando di fare come Lega Salvini Premier è quello di lavorare su questi dati e quindi dare delle risposte, perché è quello che meritano i calabresi dopo questi 5 anni veramente penosi di questo governo regionale PD. È quello di dare una svolta alla Calabria, una svolta in cui i calabresi siano veramente protagonisti. Tutti i cittadini, tutti i calabresi rialzino la testa per dire basta al clientelismo, basta alla corruzione e dire sì invece a un protagonismo della Calabria e dei calabresi in Italia e nel mondo.